6 aprile 2014, ore 9:15, da Stra parte la 17ª edizione della Maratonina dei Dogi, organizzata da Atletica Riviera del Brenta. Divertenti anticipazioni della manifestazione sportiva internazionale, la corsa sui tacchi e la cena sul barcone, ormeggiata di fronte a Villa Foscarini Rossi. Tra gli eventi collaterali, buon successo anche del meeting Soconi, grazie alla presenza di top atleti e ambasciatori del brand. 2.250 atleti a correre la mezza maratona che, costeggiando il Brenta, accarezza la riviera. Da Villa Pisani a Mira il sole riscalda atleti e ville venete. Ai nastri di partenza top runner e appassionati. Il Serpentone lascia Stra e lungo la strada regionale 11 attraversa Fiesso d'Artico e Dolo per arrivare a Mira al 10° chilometro, da dove, dopo il giro di boa, sfreccia verso il traguardo. Julius Rono, keniano 23enne, è primo con 1:05:10. Ai nostri microfoni commenta: è una bella gara, ho controllato per buona parte del percorso e poi ho tirato fino alla fine. Secondo è Mohamed Lakwai con 1:05:33. La gara ha trovato molto bene, ha fatto quello che mi aspettavo. Cercato di vincere, ma secondo per me va benissimo adesso. Terzo, Gabriele Carletti con 1:05:58, già vincitore dell'edizione 2013. Ad un anno di distanza sono di nuovo qui e sono stato fermo a febbraio, ho avuto un intoppo grosso al tendine e sono 3 settimane che lavoro, quindi questa prestazione va benissimo per me oggi. Vittoria targata Kenya anche sul versante femminile, con Rebecca Corir che chiude in 1:15:19. Very good and very well. L'atleta ha dominato la gara sin dall'inizio e al traguardo ha lasciato trasparire una grande emozione. Seconda, Teresa Montrone, con il tempo di 1:15:55. Allora, è stata una gara molto bella, sono contenta, mi dispiace di non aver fatto il personale perché il percorso era abbastanza veloce, ma ogni gara è diversa, quindi non si può sempre fare il personale, comunque sono contenta di tutto, ecco. Terza, l'applauditissima Giovanna Ricotta, portabandiera dell'Atletica Riviera del Brenta, vincitrice lo scorso anno, che chiude in 1:17:22. Beh, la gara è bellissima, il percorso è stupendo, io sono contentissima perché nonostante abbia fatto un minuto meglio dell'anno scorso, è arrivata terza, però mi sono migliorata di un minuto. Le concorrenti quest'anno erano molto più forti, bravissime, comunque sono contenta, la gara è sempre bella, chiuso al traffico, un bel percorso, organizzata bene. Fondamentale lo sforzo di Atletica Riviera del Brenta per favorire la presenza in gara di atleti diversamente abili. Ben 16 gli iscritti di questa edizione, con Pietro Martire, gran cerimoniere, già protagonista lo scorso anno, a fare da apripista. Momento di grande impatto emotivo, quello regalato dagli amici di Diego in apertura della gara. Il gruppo di runner della provincia di Treviso, San Pietro di Feletto, a spingere un piccolo plotone di giovanissimi in carrozzina. Partenza al fulmicotone dei top runner. A dare il via Ivano Sacchetto, coordinatore della macchina organizzativa, che commenta il grande numero di iscritti alla 17ª edizione. 17ª edizione, edizione dei record. Questa ormai si sta succedendo appunto ogni gara e questo preoccupa, insomma, bisogna sempre dare il massimo e essere all'altezza di ricevere dei numeri. Cioè, io sono convinto e sono un sostenitore soprattutto di guardare soprattutto la qualità più che la quantità. Certo che fa piacere avere i numeri, ma è bello che gli atleti vadano via soddisfatti di una gara che, oltre allo sforzo fisico, ma quando vanno a casa, tornano a casa, siano soddisfatti per aver trovato un bel percorso e una buona organizzazione. Questa per noi è la vittoria della Maratonina di Dogi. Le autorità locali hanno espresso grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione.
noi come comune proprio di partenza e di arrivo, comune di Stra, siamo orgogliosi dell'organizzazione, di come sta andando, di come è andata. Sono più di 2200 i partecipanti di quest'anno, quindi stiamo parlando di un numero veramente importante, è il 10% in più rispetto all'edizione dell'anno prima. Questo significa che l'Atletica Riviera del Brenta, l'amministrazione comunale, la protezione civile, tutte le persone che hanno collaborato veramente ci hanno dato l'anima per riuscire a raggiungere questo risultato. Volevo precisare una cosa importante: ieri abbiamo fatto tutti gli eventi collaterali, abbiamo fatto la seconda edizione della corsa con i tacchi ed è stata veramente una cosa spettacolare, tante donne hanno partecipato e ci siamo divertite tanto. Questo deve essere lo spirito dello sport, tanta salute ma anche divertimento. Grazie. Anche quest'anno, come l'anno scorso, l'Atletica Riviera del Brenta ha fatto il massimo. Abbiamo fatto una partenza eccezionale e devo dire che un territorio come la Riviera del Brenta questa maratona proprio se la merita. È un territorio fantastico, un territorio pieno di tutte le peculiarità che un turista o un cittadino che ci abita ha voglia di sfruttare e di usare, tra cui anche una domenica come questa splendida, con una partenza e una maratonina che penso sia invidiata da molti e molti della nostra lunga Italia. Quindi io devo ringraziare, oltre che ovviamente l'amministrazione di Stra, che ha dato il massimo perché questo avvenga, come abbiamo fatto noi l'anno scorso a Fiasso d'Artico, ma soprattutto l'Atletica Riviera del Brenta. Siamo un territorio eccezionale per eventi e eventi come questo veramente lo rendono eccezionale. Gli atleti attraversano Dolo. Anche oggi è partita la maratonina, una grandissima soddisfazione perché gli atleti aumentano di anno in anno. Anche quest'anno abbiamo 2270 atleti circa. Per noi amministratori è stata una grandissima soddisfazione e ancora più bello è stata la partenza di disabili all'inizio. Dopo l'intertempo di Mira, il caratteristico ponte di ferro segna il giro di boa. Gli atleti imboccano la strada bassa. È appena venuta la partenza, siamo molto contenti perché anche quest'anno i partecipanti sono aumentati. Lo sport di nuovo unisce la Riviera e la collaborazione tra i sindaci è uno degli elementi che supporta questo. L'anno prossimo ci vediamo a Mira per la partenza che appunto a turno passa di comune in comune. Buona corsa a tutti! Ormai mancano pochi chilometri all'arrivo, ma la corsa dei primi procede a lunghe falcate verso il traguardo. La competizione sportiva mostra anche il suo volto festoso. Ad accogliere gli atleti, i ragazzi delle scuole vestiti di rosso. Marco Boffo, responsabile di Soconi Italia, sponsor tecnico della manifestazione, quest'anno ha voluto vivere in prima persona il divertimento che il percorso di maratonina dei Dogi regala agli atleti. La gara è stupenda, è bellissima, quest'anno l'ho voluta correre nonostante fossi impegnato da un punto di vista lavorativo. L'avevo corsa l'ultima volta nel 2008, mi era piaciuta tantissimo, poi per varie vicissitudini non ho più avuto la possibilità di correrla. Quest'anno mi sono voluto per forza schierare al via, mi sono divertito, sono anche contento della mia prestazione, la gara è spettacolare, l'andata la conosco a memoria perché è quella della Venice Marathon che ho corso 10 volte, il ritorno è sempre comunque molto suggestivo sulla bassa, è una gara molto seguita anche dal pubblico e per essere una mezza non è una cosa così, diciamo, così comune, organizzata in modo impeccabile grazie anche al lavoro di tutte le amministrazioni comunali, un ringraziamento particolare all'Atletica Riviera del Brenta che veramente ha organizzato una manifestazione e organizzerà anche gli anni prossimi una manifestazione veramente di livello internazionale. Un grazie anche alla mia azienda Socono che la sostiene e insomma speriamo lo possa fare anche nei prossimi anni. La volontà da parte nostra c'è tutta, speriamo che anche gli organizzatori siano contenti di questa partnership.
Soddisfatto anche il presidente di Atletica Riviera del Brenta, Michele Stellon. Direi che più che un'osservazione farei un complimento. L'Atletica Riviera del Brenta ha messo in scena una 17ª edizione davvero da brividi. Non sto nella pelle come presidente dalla felicità per il risultato raggiunto, non solo per il numero di iscritti che può essere solo un aspetto contabile, ma per l'entusiasmo, il divertimento e la gioia di correre che abbiamo fatto vivere ai 2250 atleti che hanno partecipato a questa 17ª edizione. Che dire, bella la partecipazione del territorio con le nostre amministrazioni in primis e con i commercianti che hanno dato prova di capire finalmente, probabilmente, che valore ha dal punto di vista di vetrina l'evento Maratonina dei Dogi. Propositi? 2015 siamo a Mira. Ho avuto modo prima di scambiare due parole con il sindaco Alvise Maniero e c'è già l'idea di chiudere completamente il centro di Mira e di riproporre il modello STRA anche in centro a Mira, quindi un grande village soprattutto, ma soprattutto anche una grande partecipazione anche lì del territorio dei commercianti. Faremo un piccolo, così come si dice, un piccolo atto di superbia e nei prossimi cedulini di iscrizione scriveremo iscrizioni chiuse a 3.000. Vogliamo provare a crescere, penso che abbiamo le potenzialità di farlo. Aggiungeremo al nostro staff la figura del responsabile dell'hospitality, sarà la persona che andrà a verificare le statistiche delle presenze da fuori regione, quelli che hanno dormito da noi, quelli che hanno usato la Riviera del Brenta per vivere la Maratonina dei Dogi, e andremo alla ricerca di nuovi possibili turisti sportivi, turisti podisti per la Maratonina dei Dogi 2015. Quindi che dire, grazie a tutti, bella la Riviera del Brenta col sole, bella la Maratonina dei Dogi, grazie. Appuntamento per la 18ª edizione, domenica 12 aprile 2015 a Mira. Your mission.